In questo problema un disco di massa 3 kg e raggio mezzo metro sta ruotando con una velocità angolare di 2,5 radianti al secondo, però a causa dell'attrito piano piano questo disco rallenta e si ferma. Si ferma in 8 secondi. Con questi dati c'è da calcolare l'intensità della forza d'attrito. Questo è il disegno, si vede il disco che sta ruotando in senso antiorario, ma la forza d'attrito, come sempre, è rivolta nel verso contrario al movimento e quindi è rivolta tangenzialmente al bordo, verso sinistra, per così dire. Più precisamente è rivolta in senso orario. Quindi rotazione antioraria del disco, forza d'attrito in senso orario, è una forza costante, di cui dobbiamo appunto calcolare l'intensità. Possiamo utilizzare la legge di Newton rotazionale. Infatti questo disco subisce una accelerazione, che poi in realtà è una decelerazione, quindi un'accelerazione negativa se vogliamo, a causa di un momento torcente, il momento torcente fatto dalla forza d'attrito. L'unica forza che agisce sul disco infatti è la forza d'attrito, qui vediamo il disco visto di profilo, e la forza d'attrito che agisce sul bordo, e quindi questa forza d'attrito fa un momento torcente, che è anche il momento torcente totale, che chiamiamo momento torcente dell'attrito. Questo momento torcente è rivolto in basso, infatti per calcolare il momento torcente basta che, per disegnarlo basta che noi vediamo, anche in questo disegno, vediamo come è rivolta la forza d'attrito, è rivolta in senso orario, quindi con la prima regola della mano destra mettiamo le dita della mano destra in senso orario e il pollice entra nel foglio. Entra nel foglio vuol dire, visto di profilo questo disegno, che il momento torcente dell'attrito va verso il basso. Al contrario, invece, il momento, cioè la velocità angolare del disco che sta ruotando in senso antiorario, è una freccia rivolta in alto, sempre lungo l'asse di rotazione, perché il disco ruota nell'altro verso, quindi in senso antiorario. Ponendo le dita in senso antiorario, il pollice va verso l'alto e indica la velocità angolare del disco, anche il suo momento angolare, volendo. Perciò questo disco andrà rallentando perché il momento torcente dell'attrito ha il verso opposto alla velocità angolare del disco. Il rallentamento della rotazione del disco vuol dire che la velocità angolare cala. Per esempio, se all'inizio la velocità angolare è questa freccia, questo vettore rivolto in alto, è un vettore più lungo all'inizio perché vuol dire che il disco ruota più velocemente. Poi dopo un po' di tempo la velocità angolare sarà più corta, un vettore sempre rivolto in alto perché il disco continua a ruotare in senso antiorario, ma è un vettore più corto perché il disco ruota più piano. Allora la variazione di velocità angolare sarà una freccia rivolta in basso perché appunto vediamo che la velocità angolare è diminuita. Questa è la variazione della velocità angolare che numericamente è data da omega meno omega 0, quindi la velocità finale meno quella iniziale. Ora che abbiamo capito come sono disposti i vari vettori nello spazio, torniamo alla legge di Newton rotazionale. Dobbiamo esprimere il momento torcente della forza d'attrito, il momento di inerzia del disco e la sua accelerazione angolare. Il momento torcente dell'attrito è facile da calcolare perché ogni volta che una forza agisce tangenzialmente al bordo di un disco, sappiamo che il braccio della forza è il raggio. Perché ricordiamo sempre che il braccio di una forza è la distanza tra il centro di rotazione e la retta su cui agisce la forza. Quindi la retta su cui agisce la forza è per esempio questa, in questo istante, questa è la distanza e anche il raggio. Quindi il braccio e il raggio coincidono in questo caso. Perciò il momento torcente totale è quello dell'attrito e il momento dell'attrito si calcola forza per braccio, forza d'attrito per raggio. E la forza d'attrito è la nostra incognita, l'intensità della forza d'attrito. Perciò già abbiamo l'incognita isolata a sinistra, a destra invece dobbiamo scrivere il momento di inerzia del disco pieno, un mezzo mR al quadrato, come sempre, questa è la formula per i dischi pieni. L'accelerazione angolare è di quanto cambia la velocità angolare nel tempo, quindi variazione di velocità angolare diviso il tempo impiegato per quella variazione. Un raggio si semplifica e quindi abbiamo direttamente la forza d'attrito a sinistra. A destra rimane un mezzo mR e poi dobbiamo scrivere la variazione della velocità angolare. Come detto poco fa, la variazione della velocità angolare delta omega è la velocità angolare finale meno quella iniziale. Quella finale sarà 0 perché dopo 8 secondi di tempo, delta t,
questo disco si ferma. Quindi velocità angolare finale 0, velocità angolare iniziale è invece 2,5 radianti al secondo, perché all'inizio il disco ruotava con quella velocità angolare iniziale, omega 0. Perciò la forza d'attrito diventa meno un mezzo mr omega 0 diviso il tempo. Il fatto che sia negativa la forza d'attrito la possiamo interpretare, questo segno meno, in quanto la forza d'attrito è rivolta in verso contrario alla rotazione del disco, verso contrario, quindi segno negativo. A questo punto non resta che sostituire i valori numerici, quindi la massa del disco 3 kg, il raggio del disco mezzo metro, la velocità angolare all'inizio 2,5 radianti al secondo, il tempo necessario per frenare e fermarsi 8 secondi. Quindi questo è il risultato finale. Qui ho dimenticato prima di far vedere anche il vettore accelerazione, o meglio decelerazione, che è un vettore pure rivolto verso il basso, in questo disegno visto di profilo, perché è dato dalla variazione della velocità angolare nel tempo. Questa infatti è l'accelerazione, qui ho sbagliato, devo scrivere l'accelerazione angolare. Ecco, qui adesso ho corretto l'accelerazione angolare, delta omega su delta t, allo stesso verso di delta omega, cioè la variazione di velocità angolare. Il problema quindi è stato risolto, abbiamo trovato l'intensità della forza d'attrito. Si poteva risolvere il problema anche nell'altro modo, come spesso accade, cioè anziché con la legge di Newton rotazionale, con il teorema dell'impulso angolare, che dice che il momento torcente totale applicato per un certo tempo delta t, nel nostro caso applicato per 8 secondi, produce una variazione di momento angolare del disco. Il momento torcente totale è il momento torcente dell'attrito, quindi R per FA, raggio per braccio per forza sarebbe, raggio per forza d'attrito. Il tempo d'applicazione di questo momento torcente sono 8 secondi. Infatti l'attrito agisce per 8 secondi fino a che il disco si ferma. E la variazione di momento angolare sarebbe il momento angolare finale meno quello iniziale. Ma il finale è 0, perché il momento angolare si azzera quando il disco si ferma. Il momento angolare iniziale invece è I per omega 0, perché ricordiamo che il momento angolare è l'analogo rotazionale della quantità di moto. Siccome la quantità di moto è massa per velocità, il momento angolare è momento di inerzia per velocità angolare. Infatti il momento di inerzia prende il posto della massa, la velocità angolare prende il posto della velocità lineare. Quindi all'inizio dobbiamo moltiplicare il momento di inerzia per la velocità angolare all'inizio, omega 0. Poi, per ricavare la forza d'attrito, ho diviso per il raggio e gli 8 secondi, quindi R delta T sono andati qua sotto al denominatore. Andiamo a sostituire i valori numerici, anzi, prima andiamo a sostituire il momento di inerzia del disco, un mezzo mr alla seconda. Il resto lo ricopio, omega 0 lo ricopio, R delta T li ricopio, un raggio va via. E quindi il risultato, la formula finale per trovare la forza d'attrito è meno un mezzo m sopravvive un raggio, omega 0 su delta T, che è esattamente la formula di prima, meno un mezzo mr omega 0 su delta T. Quindi questo vuol dire che i due metodi, legge di Newton rotazionale e teorema dell'impulso angolare, sono perfettamente identici. Infatti sappiamo che il teorema dell'impulso angolare è soltanto un modo diverso di scrivere la legge di Newton rotazionale.